Buonasera a tutti, cerco di parlare non ad altissima voce essendo amplificato, siamo comunque in biblioteca, quindi ho questa così, abitudine a non parlare ad alta voce anche in queste occasioni, però ci sentiamo. Vi ringrazio di essere qua per questa serata, questo tardo pomeriggio, in cui presentiamo all'interno del nostro ciclo degli incontri organizzati dalla biblioteca di Curiosamente, presentiamo un libro, per la precisione il primo volume di una collana realizzata dal nostro centro di ricerca ASPI dell'università, e parleremo di questo volume con una serie di persone, di docenti e di colleghi esperti della materia. L'argomento è particolare ed è fotografia e scienze della mente, due temi apparentemente non collegati fra loro, ma solo apparentemente, perché poi, come vedrete, la tecnica fotografica ha avuto un ruolo molto importante nella storia delle scienze della mente dall'Ottocento, dall'inizio del Novecento, fino ai giorni nostri. Io non entro in questo momento nel merito dell'argomento, perché lascio la parola al presidente dell'ASPI, che è il nostro professore Mauro Antonelli, che vi introdurrà l'argomento e appunto e poi vi presenterà gli altri ospiti. Grazie ancora. Grazie Maurizio, grazie a te, alla biblioteca, per averci dato appunto l'opportunità di presentare questo primo volume della collana Mente e Storia del Centro ASPI, uscito presso le case editrici Aracne di Roma. Dico, per chi non lo sapesse, proprio giusto due parole su che cos'è l'ASPI, l'Archivio Storico della Psicologia Italiana, un centro di ricerca che è stato fondato ormai nel lontano 2005 e che è attualmente in fase di rifondazione, con un'ampia partecipazione di dipartimenti, ben 7, del nostro Ateneo, oltre alla biblioteca, che sin dall'inizio, diciamo, ha accompagnato questa nostra avventura. Il nuovo statuto è in fase di approvazione dagli organi di governo e speriamo, entro la fine di febbraio, che questa procedura possa essere conclusa. Ecco, il centro ha sin dall'inizio avuto come suo obiettivo programmatico l'individuazione, la raccolta, la conservazione, lo studio e la valorizzazione delle fonti inedite relative ai protagonisti della storia della psicologia e più in generale delle scienze della mente in Italia. Quindi è un centro, diciamo, a doppia vocazione, se volete, con una vocazione di ricerca storico-scientifica da un lato, ma anche di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dall'altro. Diciamo che nei primi anni di attività le attività di raccolta, descrizione, pubblicazione online, perché questo facciamo, vi invito, se non lo conoscete, a visitare il nostro sito, dove potete, diciamo, vedere proprio le singole carte dei singoli archivi. Hanno impegnato in una prima fase gran parte del nostro lavoro. Più recentemente, dopo la costituzione in seno all'Ateneo, in seno alla biblioteca, del nuovo polo di archivio storico, che io e Maurizio, insomma, qui ci siamo fatti promotori, ecco che queste attività di stampo più prettamente archivistico vengono svolte dal polo di archivio storico, rappresentato qui dalla dottoressa Paola Zocchi, una colonna, diciamo, del nostro lavoro, e quindi abbiamo sempre più sentito l'esigenza negli ultimi anni di utilizzare, di mettere a frutto, proprio a livello di ricerca, a livello scientifico, l'enorme mole di documenti raccolti in questi anni, e in questo quadro rientra la nascita, la fondazione di questa
nuova collana dedicata allo studio della storia delle scienze della mente in Italia e anche nel più vasto contesto internazionale, che comprende o comprenderà sia, diciamo, testi di ricerca focalizzati su figure, su momenti di questa storia, sia edizioni critiche di testi, di documenti inediti particolarmente rilevanti, sia raccolte di saggi tematici di taglio interdisciplinare dedicati appunto al rapporto fra le scienze della mente, altre discipline, ma anche l'arte, il territorio, la società e così via. E proprio di questa natura è il saggio che oggi qui presentiamo, dedicato appunto ai rapporti fra scienze della mente e fotografia, che è nato dalla preziosa collaborazione con Daniela Scala, la curatrice del volume, che da anni è un'esperta, da anni impegnata nel campo del riordino della catalogazione di patrimoni fotografici storici, e attualmente responsabile dell'archivio fotografico della Fondazione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, CEDEC, di Milano. L'occasione di questo volume è stato un piccolo seminario di studi che abbiamo organizzato con Daniela, con l'ASPI, nel 2015, che portava lo stesso titolo del volume che oggi presentiamo, Fotografia e Scienze della Mente tra storia, rappresentazione e terapia. Fu organizzato a Villa Forno, anche allora in collaborazione con la biblioteca, e ci fa piacere oggi poterlo presentare appunto in questa sede. Come diceva Maurizio, Scienze della Mente, Fotografia, due ambiti apparentemente diversi, distanti, in realtà, come poi emergerà dagli interventi della curatrice, dei due relatori, diciamo, di oggi, molto più vicini di quanto possiamo immaginare, sicuramente vicini da un punto di vista temporale. Forse non è un caso che sia la psichiatria come disciplina, come ambito di specializzazione riconosciuto all'interno delle scienze mediche, e poi la psicologia, qualche decennio più tardi, con il suo riconoscimento come disciplina scientifica autonoma, seguono un processo di sviluppo che va in pari grado con lo sviluppo delle tecniche appunto fotografiche, e l'interazione, come si potrà evincere da questa presentazione, sono state negli anni importanti e significative. Ecco, io mi limito a questo e presento soltanto brevemente i nostri ospiti, oltre a Daniela Scala, la curatrice che ho già brevemente presentato, il collega professor Vittorio Alessandro Sironi, che è neurologo e storico della medicina nel nostro Ateneo e direttore del Centro Studi sulla Storia del Pensiero Biomedico, sempre di Bicocca, e il Giuliano Lucas, fotografo, fotoreporter, è talmente noto che credo sia, come dire, non necessario presentarlo, non ha bisogno di presentazioni. Aggiungo che avrebbe dovuto, diciamo, partecipare a questo pomeriggio, diciamo, la professoressa Tiziana Serra, che è docente di storia della fotografia presso l'Università di Firenze, ma purtroppo impegni dell'ultimo momento non le hanno consentito di essere qui, si scusa, però ha mandato un breve intervento che credi che verrà letto, riassunto dalla curatrice del volume, dalla dottoressa Scala. Aggiungo e concludo che alla fine della presentazione, per chi lo desiderasse, sarà possibile visitare un piccolo allestimento, una piccola mostra
fotografica allestita qua vicino presso il polo di archivio storico, una piccola esposizione di fotografie tratte dagli archivi del centro ASPI. Forse, Maurizio, possiamo aggiungere che è in fase di programmazione, magari dillo tu. Sì, la realizzazione di una sede più capiente e più idonea che possa ospitare il polo di archivio storico, per dare proprio a questo Ateneo, che è giovane, anche una connotazione di conservazione e studio e ricerca sui documenti d'archivio, che è molto importante e ce ne rendiamo conto quotidianamente. Grazie mille. Allora, io a questo punto darei la parola alla curatrice, alla dottoressa Scala. Prego. Buonasera, grazie a tutti di essere intervenuti. Questo volume è proprio un lungo processo che ha voluto intensamente anche il centro ASPI, di cui ringrazio il professor Antonelli, e devo doverosamente ringraziare Paola Zocchi che mi ha accompagnato in tutto questo percorso, e che ha cercato di coniugare, di far dialogare il più possibile discipline e mondi che sembrano distanti, ma che in realtà hanno per molto tempo percorso strade accanto, talvolta incrociandosi, talvolta allontanandosi. Io sono una storica della fotografia, quindi nasco come storica dell'arte. Non ho perciò questa formazione da scientifica legata strettamente alle scienze della mente, per questo quindi affiderò poi al professor Sironi questo aspetto. Ci tenevo però a dare anche questa linea della storia della fotografia, perché non dimentichiamoci che ogni singolo fototipo, ogni singola fotografia è un documento fotografico, e con questo sguardo noi dobbiamo leggere anche alle fotografie che voi vedete proiettate e che sono parte del corredo iconografico presente nel volume. Avevo chiamato per questo Tiziana Serena, che è docente di storia della fotografia, proprio per dare questa linea da storia delle storiche della fotografia. Essendo lei purtroppo assente, se ne dispiace tantissimo, mi ha ripetuto di dirvelo perché ci teneva, ma gli impegni in università le hanno impedito di venire a Milano, di allontanarsi da Firenze, vi do lettura, spero di essere non tediosa nel leggervi, perché uno scritto di altri, farò del mio meglio. L'interesse del dottor Hugh Welsh Diamond, fautore sin dalle prime ore dell'uso della fotografia nell'indagine psichiatrica, fu ben presto indirizzato a utilizzare non solo la fotografia, ma soprattutto un certo tipo di fotografie. Si trattava infatti di quelle realizzate con le lastre al collodio umido, secondo la ricetta di Frederick Scott Archer del 1851, che permettevano indubbiamente due vantaggi enormi. Il primo riguardava il fatto che potevano registrare in adeguate condizioni di luce anche i dettagli più minuti dell'espressione della gestualità del soggetto ritratto. Il secondo era che si potevano trarre un numero pressoché infinito di copie, possibilità che prometteva uno scambio per le comparazioni dei dati fra gli scienziati di una nascente disciplina medica come quella psichiatrica. Furono proprio le sue fotografie al collodio, con il titolo Types of Insanity, le prime ad essere esposte già nella prestigiosa mostra che si tenne a Londra alla Society of Arts nel remoto 1852. Questa era la prima esposizione ad essere dedicata esclusivamente alla fotografia ed ebbe luogo sotto gli auspici di Charles Eastlake, direttore della National Gallery. Con circa 700 fotografie, oltre 70 fotografi, la mostra proponeva una sfida altissima, quella di considerare la fotografia come espressione individuale, un'arte sì, ma allo stesso tempo un'arte al servizio delle scienze dell'osservazione, fra le quali anche quella medica.
che il problema dell'espressione non fosse marginale nel produrre questi cosiddetti documenti fotografici per creare per l'appunto documenti scientifici e affidabili dell'insanità mentale era ben chiaro a Diamond, purché egli non solo fu il primo medico a impiegare le immagini fotografiche nello studio, ma anche in tal senso fu probabilmente il primo medico fotografo. Mezzo secolo più tardi, sul finire dell'Ottocento, i maggiori ospedali psichiatrici europei e italiani erano ormai dotati di un gabinetto fotografico, tanto che Arrigo Tamassia, medico e futuro senatore del Regno, già nel 1878 aveva visto nella fotografia non solo un valido ausilio, ma un indispensabile strumento con cui sviluppare innovative indagini mediche. La fotografia era intesa allora come strumento della psichiatria e possiamo dire che oggi sia intesa come fonte peculiare per la storia della psichiatria, o meglio, per la storia dello sguardo medico in campo psichiatrico. Una fonte che, secondo le metodologie più avvertite dal cosiddetto material turn, è da interrogare non solo singolarmente il tal tipo di ritratto, la tale patologia, il tal medico che ne è stato il fotografo, oppure il committente o il collezionista, ma nella sua complessità, anche solo numerica, qualora ciò si presenti in sedimentazioni, come collezioni, album e archivi. Una complessità che può essere in grado di restituire gli indirizzi della ricerca della disciplina medica nel corso della sua storia, così come dei singoli medici e delle strutture ospedaliere nelle quali operavano. In questo senso, il testo di Nicoletta Leonardi ben spiega a un lettore meno pratico di storia della fotografia quali siano le esigenze e le possibilità di collocare la fonte fotografica al centro di un'indagine interdisciplinare, capace di mettere a fuoco i ruoli che hanno portato alla realizzazione delle fotografie, come quello del fotografo, del medico, del committente o del malato. Senza tralasciare le vicende che hanno determinato la durata delle fotografie come documentazione affidabile all'interno di archivi, dove spesso confluivano grazie a una rete di scambi fra medici e istituzioni ospedaliere. Possiamo asserire che fino al momento in cui questo tipo di fotografie sono state considerate dalla scienza medica come documentazione affidabile, nessun studio critico ha potuto prendere seriamente avvio. Solo con la loro obsolescenza, i termini di affidabilità in relazione ai nuovi indirizzi della psichiatria e al dibattito sociale, basti pensare agli anni che portarono alla legge Basaglia, queste fotografie e questi archivi fotografici hanno potuto finalmente essere analizzati nella loro portata culturale, fra storia, rappresentazione e terapia, come recita il sottotitolo del volume, mettendo in secondo piano i contenuti visuali al fine di costruire nuove narrazioni. Sono dunque nuove narrazioni quelle che vengono tessute a partire da un'analisi dei contenuti extra-iconici delle fotografie, le didascalie, le dediche manoscritte, i timbri dei fotografi oppure degli istituti che hanno scambiato i materiali fotografici. Si tratta di una serie di elementi che fino a pochi anni fa non erano considerati dalla storiografia, più attenta invece alle personalità mediche o alla firma del fotografo, meglio se artista. Il caso del fondo fotografico di Cesare Lombroso, conservato all'Accademia Albertina di Torino, presentato da Leonardi che abbiamo già citato, è da questo punto di vista emblematico. Sono difatti di grande interesse le vicende che portarono allo scambio delle fotografie di ritratti fra istituzioni e fra medici, restituendo una rete di relazioni fra Torino e Macerata, passando per altre numerose città. Il testo di Lorenzo Lorusso e Simone Venturini, dedicato alla fotografia come fonte storica per la neurologia, e quello di Monica Maffioli, Il ritratto del Dharma e della follia, si distinguono a loro volta proprio per il modo con cui le illustrazioni sono state riprodotte, dichiarando così la loro metodologia di studio. Difatti le fotografie, in quanto fonti, sono riprodotte con tutta la loro periferia di significazione che viene conferita dal contesto d'archivio, ovvero con la scheda ospedaliera, oppure con i ritocchi che smascherano la messa in posa della persona ritratta, invitata a interpretare se stessa o la patologia, ovviamente entrambi, quindi che in ultima analisi smascherano la costruzione della fotografia come scientificamente attendibile.
Per ragioni di tempo non posso entrare nel dettaglio degli altri 11 interventi, tutti interessanti per prospettive metodologiche, temi trattati e cronologie, e mi avvio alle conclusioni esprimendo il mio apprezzamento per questo volume che rende conto di una ricerca per certi versi molto coraggiosa. Auspico infine che potrà fare da volano per una serie di iniziative di studio e valorizzazione di patrimoni così complessi come sono quelli fotografici e come sono in particolare quelli legati agli istituti di cura. Per molti aspetti essi sono entrambi ambiti del sapere che a lungo sono stati marginalizzati dal discorso storiografico, ma che ora reclamano un'adeguata visibilità per narrare di quella visione medica e sociale di cui sono stati essi stessi interpreti nel loro tempo. Tiziana Serena. Bene, grazie. Non so se Daniela vuoi aggiungere qualcosa sul volume oppure diamo la parola. Allora diamo la parola al collega Vittorio Sironi. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito e quello che io vi dirò, dandovi qualche suggestione, parte proprio dalla lettura che io gli ho dato con la mia prospettiva, che è quella di un neuroscienziato che ha lavorato in ambito clinico e lavora tuttora in ambito clinico, ma anche quella dello storico della medicina e delle neuroscienze in particolare. In questo ambito allora si può capire il percorso che ha portato dall'immagine alla fotografia. Io parto con una citazione che credo molti di voi conoscono, che è questa: l'immagine rende onore al vero assai più che le parole. Oggi sembra un'affermazione ovvia, ma questa affermazione di Leonardo da Vinci, alla fine del 400, inaugura un modo nuovo sul piano metodologico di conoscere e trasmettere la conoscenza. Leonardo nasce ovviamente come artista, ma non si accontenta di riprodurre la realtà, la vuole conoscere, la vuole approfondire, la vuole indagare e la vuole anche trasmettere. In questo contesto la parola è qualcosa che non dà appunto onore al vero più che l'immagine. Leonardo ha la fortuna appunto di avere questa capacità e quindi disegna, illustra. Ma quello che è interessante è che anche le sue immagini così affascinanti sul piano dello studio anatomico, che pure non hanno rappresentato quel momento rivoluzionario nei confronti della medicina, perché di fatto vengono conosciute solo nella seconda metà del Settecento, sono però l'espressione di una modalità, di un cambiamento culturale che avviene tra 400 e 500, prima nel contesto artistico, poi nel contesto medico, per cui si osservano con occhi nuovi le realtà che in qualche modo tendono a essere scientifiche, cioè devono essere oggettivabili e debbono essere trasmesse anche in modo oggettivo. Nell'ambito della storia della medicina, fino per 2000 anni, prima della rivoluzione anatomica, che appunto non verrà operata da Vesalio, ma scusate, da Leonardo, ma verrà operata da Vesalio, è la parola che diventa il mezzo di trasmissione di un sapere che però è un sapere spesso non aderente alla realtà. Allora questa lezione metodologica viene poi appunto recuperata anche in ambito medico da Vesalio, che pur non conoscendo la lezione metodologica di Leonardo però la recupera ugualmente, ed è proprio attraverso questa capacità dell'immagine che si può andare a conoscere questo uomo nuovo, questo corpo dell'uomo che in ambito medico è al tempo stesso oggetto e soggetto della medicina. Questo per dirvi come allora questa aspirazione a oggettivare la conoscenza e la sua trasmissione, per cui anche la medicina tenderà a diventare sempre più scienza con l'andare dei secoli, passa attraverso un uso sapiente dell'immagine, perché è solo ciò che può essere oggettivato
che è ritenuto fondamento della verità scientifica. Ora l'immagine passa attraverso tutta una serie di attenzioni tecniche, che sono prima quelle del disegno, quelle della pittura, ma dal disegno al dipinto, dalle raffigurazioni bidimensionali a quelle tridimensionali, dall'indagine in ambito macroscopico e poi in ambito microscopico, questa realtà ci porta a utilizzare anche strumenti, anche macchine, che arrivano sino ai giorni nostri, e adesso ne faremo un rapido excursus, e che a un certo punto si incontreranno inevitabilmente con una modalità nuova di realizzare l'immagine, che è appunto quella fotografica. Quindi aprendo prospettive in ambito medico, ma non solo, che ci consentono di interpretare e di vedere con occhi nuovi una realtà che spesso è prima intuita, prima pensata e poi osservata. La camera scura e il disegno diventeranno strumenti importanti quando si incomincerà a indagare anche la struttura microscopica del corpo e quindi anche la struttura microscopica del cervello. In ambito medico, indagare e osservare e trasmettere la conoscenza di questo nuovo corpo passa attraverso l'indagine che riguarda la struttura degli organi, poi in un secondo momento la funzione, ma tra questi organi il cervello è quello che viene indagato, osservato, sezionato anche più tardivamente. Dovremo aspettare alla fine del Settecento e prima del Novecento per incominciare a comprendere come è fatto e come in qualche modo funziona, tra virgolette, questo cervello, mentre tutti gli altri organi vengono indagati tra 500 e 600. Questa complessità è qualcosa che allora si avvale moltissimo di questi strumenti che vi dicevo: camera oscura, disegno, microscopio, fotografia e poi raggi X, cinematografia, e poi, come vedremo man mano che ci avviciniamo, tecniche molto più raffinate, quelle che noi oggi definiamo di neuroimaging. In questo volume io parto proprio dall'ultimo saggio della prima parte, quello curato da Paola Pennisi, che descrive in modo estremamente interessante questa evoluzione di quella che lei descrive i linguaggi visivi per lo studio del cervello, oltre che del corpo, e poi per lo studio della mente. E qui allora tocchiamo un altro punto nevralgico, secondo me, in cui l'indagine fotografica ha due aspetti interessanti in ambito che potremmo definire neurologico e in ambito psichiatrico. Già si è accennato prima all'importanza di cogliere e anche di fare mettere in un atteggiamento di posa, giustamente si diceva, chi ha una condizione ritenuta in qualche modo patologica. E non si può non pensare, prima agli studi di Darwin, ma soprattutto agli studi di Charcot e a tutto il materiale iconografico, fotografico e in parte cinematografico che nella scuola di Charcot ci consente di cogliere la differenza tra manifestazioni di cui si ritiene esista una base organica e manifestazioni che invece sono considerate solo espressioni di alterazioni mentali o di atteggiamenti mentali. In questo ambito con Charcot parte un percorso inizialmente parallelo ma che poi diventa sempre più dicotomico tra la neurologia, cioè l'indagine delle patologie del sistema nervoso centrale che hanno una base organica, e la psichiatria, cioè l'indagine di tutte quelle manifestazioni che poi diventeranno note come malattie della mente.
A questo si affiancherà, a un certo punto nascerà anche questo punto, tutto il filone della psicologia, cioè dello studio del comportamento non solo patologico ma anche normale ovviamente dell'uomo. Bene, tutto questo è in qualche modo influenzato fortemente dall'uso della fotografia e della cinematografia, perché alcune forme espressive patologiche sono per forza di cose riprodotte in modo realistico, quindi in modo oggettivo, solo attraverso l'immagine, la fotografia. E allora qui è interessante anche l'altro saggio a cui già si accennava prima, di Lo Russo, che esplora un archivio particolare di un neurologo italiano, ma che è come indagare una microstoria per comprendere una storia più ampia, una macrostoria di come una modalità di immagine scrive di fatto l'evoluzione di una disciplina che è quella in questo ambito neurologico. Non solo, ma nella fine Ottocento l'uso appunto di strumenti particolari accanto alla fotografia, pensate appunto al microscopio, che certo nasce prima ma viene sfruttato in maniera importante in questo periodo per conoscere la microstruttura cerebrale oltre che la macrostruttura cerebrale, è qualcosa che serve a oggettivare anche quelle che vengono ritenute per molti decenni le alterazioni anatomiche che sono correlate a manifestazioni patologiche non solo neurologiche ma anche psichiatriche. Pensate a tutta la vicenda dell'Alzheimer, ad esempio, e tra l'altro anche qui l'intervento di Perusini, che di fatto poi ha scoperto lui le alterazioni che noi oggi conosciamo, ma questo per dire come l'osservazione, la fotografia delle manifestazioni, come dire, macroscopiche, ma anche poi delle alterazioni microscopiche, diventa un elemento fondamentale per la crescita di più di una disciplina. Discipline che, come dicevo, andranno tra di loro a divaricare sempre più, tant'è che si arriverà a una crescita, a un'evoluzione sempre più dicotomica, per cui, come Sachs avrebbe detto qualche anno fa, si arriva a creare una neurologia senza anima e una psichiatria senza corpo. E solo in questi ultimi decenni c'è un tentativo di riunificazione, anche clinica ed epistemologica, nei confronti di queste due facce di una stessa medaglia, in realtà. Allora, da questo punto di vista, la nascita di strumenti più raffinati per quanto riguarda l'immagine del cervello e, come vedremo, anche l'immagine della mente, si aspira addirittura a fare la mente, diventa qualcosa di importante. Oggi, ovviamente, le tecniche moderne, impensabili sino a qualche decennio fa, hanno fatto evolvere la fotografia del cervello e, in qualche modo, tra virgolette, della mente. In che senso? Certo, la nascita dei raggi X è stata fondamentale, dall'uso sapiente della fotografia attraverso i raggi X si è arrivati a cercare di vedere in maniera indiretta il cervello e le sue alterazioni patologiche. Nel 1918 la ventricolografia messa in atto da Dendy consentiva di vedere se vi erano alterazioni della struttura cerebrale, ancora di più qualche decennio dopo l'angiografia consentiva di vedere in maniera diretta o indiretta le alterazioni della struttura cerebrale, ma vedere il cervello e fotografarlo in maniera diretta è qualcosa di più recente, solo la TAC e la risonanza ci hanno consentito di fare questo. E nella mia carriera ospedaliera universitaria io ho avuto la, chiamiamola, fortuna di attraversare tutti questi momenti. Quando io ho cominciato a fare il neurochirurgo si facevano le pneumoencefalografie, si facevano le angiografie, non esisteva il neuroradiologo, facevamo tutto noi.
e a un certo punto ci siamo accorti che si poteva vedere il cervello non più solo in maniera indiretta, o non più solo quando si apriva la scatola cranica per osservarlo o per intervenire se vi erano condizioni patologiche, ma anche in vivo con questi strumenti così raffinati. Strumenti così raffinati che però paradossalmente hanno insito un rischio, che è quello di aspirare a fotografare non più solo il cervello, ma appunto anche la mente. Quindi una dimensione che ovviamente sfugge a una materialità, ma che è comunque una realtà importante. Oggi la risonanza magnetica funzionale, la PET, la SPECT, ci portano quasi a tentare di cogliere le modificazioni di fronte a una, non solo a un movimento, una sensazione, ma anche a un'emozione, cioè quindi a qualche cosa, un meccanismo che di fatto può essere un meccanismo cognitivo, un meccanismo emozionale, un meccanismo fondamentalmente psicologico. Questo non è di per sé scorretto, ma non deve essere estremizzato, se no arriveremmo a creare una frenologia in qualche modo moderna, ma non distante e differente da quella di Kahle-Spruzheimer, per cui ovviamente guarderemmo le alterazioni o le modificazioni gli abballamenti non solo della teca cranica ma del cervello o delle parti interne del cervello, ma con una metodologia, una mentalità non distante da quella. E questo potrebbe essere ovviamente un rischio che non dobbiamo correre. Quindi studiare il metabolismo, studiare le connessioni, studiare le alterazioni del flusso sono tutti elementi fondamentali, importanti, che certamente ci consentono di tentare quel processo di riunificazione tra appunto una neurologia senza anima e una psichiatria senza corpo, ma che debbono essere inseriti in un contesto che è quello, come dire, di cogliere metrologicamente le due dimensioni di una stessa realtà con due prospettive diverse. Non si può fare, come dire, un accostamento meccanico di queste realtà. Allora, in questo ambito testi che sono raccolti in questo volume, che ci narrano fondamentalmente per quanto riguarda appunto questa dimensione, da Charcot ai tempi moderni nostri, quello che è stato il contributo delle immagini fotografiche e cinematografiche in ambito appunto neuroscientifico, sono degli strumenti preziosi proprio perché ci consentono di cogliere la metodologia che è stata applicata a questa realtà in ambito storico e soprattutto attraverso questa indagine di evitare di cadere in errori metodologici che in tempi passati hanno portato a delle situazioni sicuramente non accettabili dal punto di vista interpretativo. Quindi io credo che il pregio, e sono molto lieto che questo sia la prima di una collana che spero possa progredire sempre di più, il pregio di questo volume, al di là dei saggi singoli e dei loro contributi, è proprio quello di darci, io credo, un insegnamento metodologico che ci faccia diffidare in senso positivo, in ambito scientifico, proprio di questi strumenti così straordinari che oggi abbiamo e che ci danno l'impressione di poter conoscere non solo come funziona il nostro cervello, ma come funziona anche la nostra mente. Questo è vero, non dobbiamo disconoscere, anche e soprattutto in ambito clinico, quanti questi strumenti siano importanti, ma così come non si poteva, semplicemente guardando la fotografia di un malato mentale, in qualche modo correlare con una diagnosi precisa, perché quello era un elemento, come dire, statico e non dinamico, che doveva essere inserito in un contesto più ampio per poter arrivare eventualmente a una diagnosi, ugualmente questi strumenti sono certamente degli ausili, qualcosa che ci confermano delle ipotesi diagnostiche, ma non possono esaurire la conoscenza del cervello e soprattutto della mente. Passerei la parola a Uliano Lucas, che ci parlerà, credo, di un rapporto che si è venuto storicamente instaurando
tra diciamo, fotografia e psichiatria, in una prospettiva leggermente diversa da quella di cui ha parlato il collega Sironi, una prospettiva di cui Giuliano Lucas è stato uno dei massimi protagonisti. Buonasera, la mia in pratica è un altro percorso, un'altra storia, e può essere solamente una testimonianza praticamente di quello che io ho fotografato all'interno praticamente delle strutture psichiatriche degli anni 70, ma soprattutto dopo. Allora, io ho lavorato come fotoreporter, cioè all'interno praticamente di un certo mondo, cercando di raccontare o tentando di raccontare qual era la situazione a un certo momento di questi ospedali e via via poi di quello che è venuto dopo la riforma Ambasaglia. Allora, premesso che devo dire che in un lungo lavoro che ho fatto di ricerca, che è sfociato poi in una storia del fotogiornalismo in Italia per Einaudi, io ho sfogliato migliaia e migliaia di giornali dagli anni 50 ad oggi, soprattutto i rotocalchi, perché in Italia c'è stato il rotocalco, e devo dire che sugli ospedali psichiatrici o manicomi, come li hanno chiamati, pochissimi sono stati i reportage del giornalismo italiano, cioè non era preso in considerazione. Cioè, hai dei racconti su rotocalchi come oggi, che allora vendeva 2 milioni di copie, no? Ma dove la rappresentazione dell'utente, della persona dentro, è una rappresentazione proprio inventata, costruita. Hai dei reportage sui manicomi criminali, quelli ancora più credenti, ma perché c'era dentro Rina Forte, cioè dei personaggi che avevano a un certo momento alimentato la cronaca nera per decenni e decenni. Ma l'istituzione in sé e comunque il luogo, cioè, non è raccontato, è un luogo dimenticato. Come era dimenticato il carcere, come era dimenticato le caserme, sia ben chiaro. È chiaro che la storia, in cui mi allaccio anche, no, mi allaccio per il saggio a un certo momento che racconta nel libro praticamente di Gianni Berino Gadin e Carla Cerati, quello di Basaglia, pubblicato da Einaudi, e anche l'accenno di un altro libro molto importante, a mio avviso, che è quello di Luciano D'Alessandro, un fotografo di Napoli che fa Il manicomio di Nocera Inferiore, un libro straordinario che ha avuto meno successo di quello di Carla e di Gianni, a un certo momento. Devo dire, ci sono delle considerazioni che capisco di gente esterna al sistema della comunicazione del paese. Cioè, fotografare praticamente con gli ospedali in quegli anni significava non pubblicare una fotografia, cioè nessun giornale voleva quelle fotografie, primo. Due, l'importanza praticamente di alcuni giornali, uso il termine radical borghesi come l'Espresso o l'Europeo, che pubblicavano, ma sono gli unici due rotocalchi che avevano tra tutte e due 300.000 copie, non di più, che comunque tentano di raccontare, legato anche a Basaglia, la condizione a un certo momento e il vivere all'interno. Che significa? Sì, poi c'erano dei giornali del Partito Socialista, del Partito Comunista, ma piccole cose, no? Allora, le fotografie utilizzate per Morire di Classe è all'interno praticamente di questo mondo, no? Veramente un grande colpo, nel senso che quando l'Espresso pubblica praticamente le prime fotografie, una pagina intera con un racconto, no, di che cosa accadeva dentro, io devo dire che quella borghesia italiana inizia a vergognarsi. Così a un certo momento l'Europeo, così gli viene buttato in faccia proprio una situazione che basta guardare le fotografie, e quelle scelte sono ancora le più tranquille, ma andando negli archivi dei due fotografi praticamente sono delle cose veramente, come dire, brutali. Allora, il problema della mia generazione, che è una generazione del 68, era di tentare di raccontare praticamente che cos'erano questi luoghi. Ed era soprattutto il tentare praticamente poi, attraverso vari meccanismi, di pubblicare. Come ho detto, le pubblicazioni erano solamente questi due giornali, per cui si è utilizzata la fotografia come a un certo momento un luogo di dibattito e discussione attraverso le mostre, attraverso convegni, attraverso proprio portando mostre
e aprendo delle discussioni, persino le case dei portuali di Trieste a un certo momento, o a Genova sempre dei portuali, o all'interno delle fabbriche, o all'interno delle cooperative, no? Cercando attraverso queste fotografie di raccontare, di sensibilizzare. Devo dire che vabbè, è arrivata la legge Bozzaglia e tutto quanto, però bisogna ricordare che il 70%, io mi ricordo delle assemblee infuocate, il 70% della gente diceva no, i matti rimangono lì e si chiude il discorso. Cioè c'era proprio una chiusura mentale, gli potevi far vedere tutte le foto, potevi far vedere la madre che a un certo momento si faceva la pipì addosso, o a un certo momento nel grande cortile, a un certo momento dell'ospedale, insieme a altre 150-200 persone. Potevi raccontare praticamente attraverso le fotografie di Valinotto sull'Espresso i bambini legati a un certo momento a Torino, da dove poi uscì fuori un processo, no, piuttosto pesante, altro, niente, dovevo rimanere. Allora la fotografia, cioè, ha avuto questa funzione, il raccontare, il discutere, il parlare, il far vedere, di entrare, ed entrare con difficoltà, ma con grande difficoltà, perché anche lì aveva un problema, cioè chi stava dentro, i medici, non volevano questi fotografi, e non volevano soprattutto che uscissero queste foto. Quanti no, quanti niente, quanti no, e quanti rulli praticamente sequestrati. Arrivata la legge Bozzaglia, insomma tutte queste cose che sapete, io ho tentato poi, devo dire fino all'altro ieri, di raccontare che cosa è stata la legge Bozzaglia. Cioè, la fotografia è straordinaria perché tu entri, parli, discuti, ci vivi, produci le immagini attraverso l'amicizia, a un certo momento, e il donarsi dell'altro, riesci a costruire un reportage. Torni dopo un anno, torni dopo 5 anni, torni dopo 10 anni e continui a raccontare, a fotografare il luogo. Raccontare il luogo all'interno di 30 anni, praticamente tu hai esattamente una foto dietro l'altra, cos'è stata l'evolversi di quello che è stata la legge Bozzaglia. Cioè, dalle case, da ancora dagli ospedali, dove dentro ci stavano queste persone, questi utenti, a un certo momento, fino a un certo momento a le case alloggio, e via via, con alterne sfortune, delle case alloggio straordinarie, e poi per mancanza di soldi lo Stato italiano, la regione si è dimenticato, delle case alloggio terribili. Ma comunque cambia anche la figura. Allora anche in questo mi interessava, cambia la figura, cambia un certo momento il vecchio protagonista dell'ospedale psichiatrico, con sdentata, grossa, piena un certo momento di farmaci, no, hai davanti un certo momento un altro personaggio, un altro un certo momento utente. Allora anche per il fotografo si pone un problema: chi è il matto? Come fotografo? Se la rappresentazione era una volta praticamente così, quella che a un certo momento tutti vedevano, allora, oggi come fotografo il matto? Come fotografi dei ragazzi, no, eleganti, con la camicia bianca, no, in una piazza di Bari mentre prendono il caffè, quando sono praticamente quei ragazzi, no, degli utenti del centro di salute mentale? Si confondono con tutti quanti, no? Allora, raccontare. Da questo sono usciti fuori tutta una serie di libri, un libro che cercano praticamente attraverso le immagini di dare un lungo racconto e l'evolversi praticamente dei luoghi, le persone e altro, che potete vedere un pochettino in questo libro. Devo dire che da un tipo di fotografia, come dire, usiamo il termine di denuncia, a un altro tipo di fotografia di neorealismo, a un altro tipo di fotografia di racconto, no? Nella mia carriera, cioè, io ho fatto un racconto, un reportage, una storia a Trieste che trovo in sé straordinaria. La racconto per darvi un'idea del mio percorso. Che sono praticamente davanti a un caffè che si chiama Il Posto delle Fragole, bellissimo nome, cioè, inventato da Rutelli, una cooperativa praticamente tenuta da una cooperativa di utenti giovani e altro, no? Ho fermato 55 persone che passavano lì nella collina di San Giovanni e gli ho chiesto di sedersi a un tavolino per pochi secondi. E a un certo momento ho scattato delle fotografie. Questa che vedete è a un certo momento un tentativo di cercare di capire chi è il matto, chi è il loco. A un certo momento lì dentro hai sì utenti, no? Hai personaggi a un certo momento abitué del luogo, ma i giornalisti, ai fotografi, a un certo momento fanulloni che andavano alla collina di San Giovanni a bersi il caffè,
hai un certo momento triestini o gente di passaggio, hai gente della radio, hai tutto quanto, ce l'hai lì. 55 immagini che negli anni 1980 tentavano di raccontare come era cambiato il mondo all'interno, come era a un certo momento cambiato tutto, dove i rapporti erano altri, no? Questo reportage ebbe un certo successo, nel senso che la foto in Spagna, girò praticamente tutta l'Europa, e se mi puoi tornare indietro, e dove c'è, ecco, fermato. E a un certo punto andò anche in Giappone. In Giappone perché il Franco Rotelli, no, fu invitato a spiegare com'era, come funzionava. Tenete presente che a Trieste ogni anno arrivavano circa 80-100 persone, soprattutto giovani, a un certo momento, infermieri psichiatrici o di formazione o medici, che arrivavano come volontari, per cui a un certo momento c'era un 5 o 6 praticamente stanze solamente per loro. Nel senso che li trovavi a un certo momento chi arrivava dall'Argentina, chi arrivava dal Canada, chi arrivava dal Giappone, a un certo momento affascinati da questa storia basaliana e altro. E a un certo momento era tutto un lavoro a spiegare questi, e devo dire che lì la fotografia ha funzionato. Comunque, tornando a questo, a un certo momento, questo quotidiano di Tokyo, con delle tirature veramente incredibili, fece un lungo racconto, un lungo reportage su Rotelli e Trieste, e poi presentarono la mostra, queste 55 fotografie, dando a ciascun giapponese, cittadino di Tokyo, che entrava un biglietto dicendo: per voi chi è il matto? Su questi 55, a un certo momento, persone, fu scelto questo come rappresentazione del matto a Tokyo nel 1988. Beh, è Franco Rotelli, il direttore del... Allora, vi dico questo per dirvi chi è. Chi è? Beh, detto questo, praticamente, può andare avanti. A un certo momento è stato un percorso per cercare di raccontare, attraverso praticamente un lungo viaggio in Italia, girando praticamente per una trentina di questi luoghi, no? Dal sud alla Sardegna, da quello che è il Piemonte a un certo momento, e in altri luoghi, di tentare di raccontare praticamente come si era sviluppata e come stava sviluppandosi e come praticamente continuava quello che è stata la legge Basaglia. Allora è reportage, è racconto, è giornalismo, è fotografia in questo, non ha dentro nient'altro, no? Però credo che sia stato praticamente questo mio impegno e di anche altri pochi colleghi, è stato, come dire, uno sdoganare la questione psichiatrica, sdoganare nel senso di portare praticamente la storia di 100-150 mila persone allora, negli anni 70, no? E adesso, no? alla visione di tutti, insomma, prendere coscienza che questi nuovi luoghi sono luoghi dove dentro c'hai tutti quanti, e hai soprattutto, sono nuove patologie, nuove storie e altro, e hai soprattutto praticamente nuovi mondi. Cioè, quando a Trieste avevi le cooperative dove gli utenti andavano a lavorare insieme ai tossicodipendenti, a un certo momento c'erano delle borse di studio, no? E insieme praticamente trovavi chi andava al porto, dove a un certo momento si confondeva praticamente gli impiegati e gli operai di 7 centri, e dove gli infermieri psichiatrici praticamente erano diventati manager di piccole cooperative che comunque allora già, no, fruttavano 300-400 milioni praticamente all'anno, cioè delle cose incredibili. Cioè Trieste ha avuto praticamente delle cooperative che hanno gestito un albergo, hanno gestito una gioielleria, hanno gestito praticamente un luogo dove facevano praticamente un luogo di contadini, una goletta che girava praticamente per il golfo, no? Avevano praticamente attività di tutti i tipi, no? Per cui un cambiamento, persino una falegnameria con dentro dei formidabili design che disegnavano mobili che poi venivano venduti in Germania, per cui un mondo nascosto che doveva essere raccontato. Ecco, il problema è che a quel punto lì siamo negli anni 80, dopo la sbornia degli anni 70 e dopo alcune fotografie, nessuno voleva più questa nuova situazione. Allora dove pubblicavi queste riportate? Sempre in questi piccoli giornali a cui si poteva aggiungere Panorama e Tempo, ma soprattutto a centinaia di nuovi giornali che erano nati in quel periodo. Cioè, parlo della rivista Sapere di Macacaro, no? e di altri. Parlo a un certo momento di riviste proprio del movimento extraparlamentare, parlo di riviste degli intellettuali, Alfabeta, parlo di tutto un mondo che si interessava
voleva interessarsi della questione psichiatrica, al di là di Basaglia. Io l'ho continuato questo, l'ultimo reportage l'ho fatto 2 anni fa, in quel di Grosseto, che è un luogo strano Grosseto, perché non ha mai avuto un manicomio in tutta Italia, è l'unico capoluogo di provincia che non ha mai un manicomio. E praticamente cercando, attraverso questo libro e altri libri, come potete vedere, no, e soprattutto quello delle Puglie, cercando praticamente di continuare questo racconto. Continuare il racconto perché, e finisco, torno a dire che la grandezza del reportage, la grandezza della fotografia non è entrare e fare 2 scatti, no, a un certo momento, per una vendibilità, ma è attraverso veramente un racconto continuato che dura decenni far capire, no, il cambiamento. E subito far capire che la fotografia ha un suo alfabeto, che la fotografia a un certo momento ha un problema di decodificazione, che la fotografia è fondamentale per capire come eravamo e come siamo adesso. Bene, grazie mille anche di questa testimonianza in qualche modo personale. Vuoi aggiungere qualcosa o fare una chiusa e poi magari sentiamo se c'è qualche domanda, qualche intervento? Io volevo lasciare parlare appunto prima il professor Sironi e Giuliano Lucas, proprio per farvi capire quelle che sono le diverse prospettive che sono presenti all'interno del volume. Noi facciamo proprio un percorso e ringrazio tutti gli autori che hanno condiviso con me questa strada, che parte proprio da Charcot, arriva al neuroimaging. Sono 6 saggi che guardano prima la realtà francese, poi si spostano verso l'Italia con la realtà di Venezia e di San Clemente e San Servolo. Affronta poi un approfondimento su quello che fu l'autolesionismo, anche il caso di autolesionismo, per cui un'analisi di una specifica patologia durante la Prima Guerra Mondiale, l'uso poi di specifiche anche apparecchi studiati apposta per analizzare certe caratteristiche anche scientifiche come quello di Marey e quindi anche quanto poi gli scienziati e i fotografi dialogassero tra di loro per riuscire a aggiungere a quella richiesta di avere quel dato scientifico fotografico, perché è un percorso che vede proprio come la fotografia, il linguaggio, la scrittura della luce, quindi si voleva proprio scrivere tramite l'uso della fotografia il dato scientifico. Si procede poi con le fotografie, la fotografia animata di Vincenzo Neri, che vi illustrava anche prima il professor Sironi, e infine giungiamo appunto al neuroimaging. E poi gli ultimi, quelli che noi abbiamo chiamato documenti, sono la presentazione di 5 diversi patrimoni fotografici che l'ASPI proprio ha censito, perché una delle, in realtà, volontà di questo volume è essere solo un avvio di una ricerca, di un approfondimento. Occorre ancora aprire i giacimenti fotografici che sono custoditi in archivi privati o in istituzioni pubbliche e ospedaliere, e quindi è proprio una speranza la nostra che l'ASPI sia anche forse fautore di questo avvio, di questa strada, e possa così portare a nuovi studi e a nuovi approfondimenti, ma soprattutto a un dialogo continuo tra le diverse discipline, che è poi stata la caratteristica precipua di questo volume. Grazie. No, è quello che in realtà io prima, Maurizio, intendevo è che in questa direzione ci stiamo muovendo, no? Verso la costruzione proprio di un archivio, un vero e proprio archivio fotografico, che va ad aggiungersi e arricchisce i patrimoni documentali. Direi che a questo punto, se c'è qualche domanda, qualche osservazione, prego. Il professor Sironi prima diceva che il passaggio alla tecnica fotografica e prima ancora al disegno, l'illustrazione,
dovevano servire nelle intenzioni a oggettivare una realtà che invece con il semplice linguaggio scritto subiva un'interpretazione. Chiedo a entrambe, e soprattutto a Oriano Lucas, quanto la fotografia sia realmente oggettiva o non sia essa stessa un'interpretazione di una realtà. La medicina a partire dal Cinquecento aspira a diventare scienza. In realtà, nonostante quello che molti pensano, la medicina non è affatto una scienza. È una pratica, una teoria che utilizza saperi scientifici, questi sì, ma in medicina non c'è il 2 più 2 fa 4. Quando noi facciamo anche una diagnosi, utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, arriviamo a un'altissima probabilità, ma non a una certezza. Questo per dire come premessa che allora quel tentativo, che anche attraverso l'immagine ma non solo, porterà la medicina a partire dal Cinquecento a cercare di essere sempre più oggettiva, quindi a riconoscere o cercare di individuare anche attraverso la fotografia, la cinematografia, tutte le tecniche attuali, quella realtà che è quella oggettiva, in realtà utilizza sempre un filtro interpretativo. Io credo che, e lui credo che possa dire molto di più, quando io faccio una fotografia, inquadro in questo caso delle persone, ma anche quando faccio una fotografia semplicemente, come dire, al microscopio o anche di un organo, per dire, cioè in realtà l'uso che io faccio della luce, dell'inquadratura, diventa un modello interpretativo di quello che io voglio tentare di dire cercando di oggettivare quello che credo sia oggettivabile, ma in realtà di oggettivabile effettivamente c'è quella realtà che però io interpreto. Per cui giustamente anche in tutto questo percorso, quando noi guardiamo anche semplicemente una radiografia oppure un attacco, una risonanza, sì, noi guardiamo qualcosa ma in realtà la interpretiamo. Quindi paradossalmente anche quella immagine che non abbiamo fatto noi perché è stata fatta dal computer, nel caso delle tecniche più recenti, però viene, come dire, comunque filtrata da quella che è la nostra conoscenza, quella che è la nostra preparazione, eccetera, eccetera. Quindi di fatto non raffigura mai una realtà, tant'è che voi sapete che se andate a far vedere la stessa immagine a due medici vi danno due differenti, non dico cose completamente differenti, ma non coincidono mai, così come le diagnosi. Questo è proprio l'esempio più eclatante di quello che diceva. Se poi aggiungiamo, scusatemi, che diciamo le tecniche di ricerca che si servono della neuroimmagine usano un metodo sottrattivo, diciamo margine di aleatorietà, di arbitrarietà, credo sia inevitabile, no? Ma poi quando si mette in relazione comunque quel dato che abbiamo ottenuto in relazione a quello che vogliamo studiare, anche qui vi è sempre comunque un elemento di soggettività, anzi qualche volta addirittura senza che uno lo voglia, ma rischia di arrivare a risultati paradossi che non sono poi quelli che probabilmente sono veri, soprattutto quando si cerca appunto di oggettivare, come dicevo prima, lo studio tra virgolette della mente, no? Ecco, che certo ha un substrato ovviamente fisico, ma forse è qualcosa che va al di là del semplice risultato fisico. No, per quanto riguarda, diciamo, il reportage, il racconto fotografico, bisogna sempre pensare chi è il committente. Cioè ci sono delle fotografie straordinarie, degli album di fotografie scattate praticamente nella Reggio Emilia nei primi anni del Novecento, veramente molto belle, incise, straordinarie, che è praticamente un lungo racconto di com'è praticamente l'ospedale. Ma come viene raccontato l'ospedale? Attraverso praticamente la mensa, attraverso praticamente il luogo dove i medici, no, pranzavano e cenavano, no, i luoghi dove i medici stavano, no, la chiesa all'interno, cioè la rappresentazione praticamente di quello che la direzione dell'ospedale voleva che uscisse. E sono straordinarie queste fotografie. Non solo lì, ma io ho visto altre anche a Venezia, cioè questo racconto. E beh, quale racconto usciva fuori? Beh, un posto, devo dire, piacevole starci, non si sfugge. Differenze di classe, cose, sì, ma però no, cioè, quello che era la vita reale all'interno, non c'era,
non c'è ancora. Allora, la committenza, ma è la stessa cosa se uno dice la Fiat, no? Cioè, uno entrava alla Fiat e praticamente fotografava quello che giustamente l'ufficio stampa della Fiat desiderava, no? Gli operai praticamente venivano rivestiti con una tuta, tutto pulito, ma non era la Fiat, cioè non era la catena di montaggio, eccetera, eccetera. Non... Allora, ecco, in un certo momento la costruzione che continua praticamente a esserci. È chiaro che in un certo momento c'è stata anche nel nostro paese una costruzione di una fotografia ideologica, io parlo degli anni 70, non era chiaro, però sono finite, cioè nel senso non interessavano nessuno, cioè il problema era per un fotoreporter con la sua storia, la sua visione della vita, cioè ovviamente il suo senso della libertà di raccontare altro, su io parlo di fotografo freelance, cioè fotografo indipendente, che è già un'altra storia rispetto a un fotografo di un giornale, che praticamente deve fare delle fotografie funzionanti al sistema, no, culturale e politico del giornale. E l'entrare dentro e cercare praticamente di raccontare. Allora, se vedete questa fotografia che ho scattato praticamente in quel di Puglia, la Puglia è stata fino al 2000 come centri, no, un luogo straordinario, dove ricevono molti, molti soldi e altro, e hanno costruito questi piccoli centri, erano quasi tutti allievi basagliani, insomma, no? Una storia finita. Io entro dentro nel primo praticamente centro, no, che è praticamente a Nocera. Pensate, Nocera lì vicino c'era un manicomio che ha funzionato fino a pochi anni fa, che era privato, no, dove c'erano dentro a Bisceglie 10.000 persone, e non c'è una documentazione su questo manicomio, no, che è stato smantellato da poco tempo, per darvi un'idea. Allora tu arrivi a Nocera in questo piccolo centro e trovi questa gente che c'è la sofferenza, gente che ha vissuto in determinati luoghi, insomma, non sto a raccontare tutte queste cose, ma ci stai dei giorni insieme cercando di capire praticamente che cosa significa questa stanzetta loro, no? A un certo momento, vedo, vado un attimo, cos'è questa stanzetta, cosa sono questi nuovi luoghi, no? Questa pulizia, questo, a un certo momento... luogo di 13-14 persone che vivono insieme, cioè recuperare gli anni passati, cioè dalla disperazione, o questi altri centri, cioè alla fine non calcando, ma cercando di raccontare con estrema, un certo momento, dolcezza anche, non sotto certi aspetti. Ed è chiaro a questo genere che devi donarti tu a loro, e loro a un certo momento si donano, non puoi neanche tradire, non puoi neanche a un certo momento fare delle foto false, sbagliate o altro, non avrebbe nessun senso. Devi praticamente tentare di raccontare. Raccontare significa stare insieme, farsi raccontare, girare per la cittadina, no? Andare con loro praticamente in determinati luoghi, e da questo ti nasce praticamente un racconto che è un racconto costruito anche insieme, costruito anche a un certo momento con gli psichiatri, no? Cioè, con gli inservienti e altro, no? Fai vedere delle nuove realtà. Su queste nuove realtà, a un certo momento, che devo dire, sono state nel corso di 20 anni, no, fatte fuori, cioè non esistono più, no? C'è anche questo, queste nuove realtà, e soprattutto cercando di fotografare come la nuova, una dignità che questi hanno dentro che prima. Però ricordiamoci, queste sono delle fotografie del 1990-97, e pensate invece che cos'era negli ospedali psichiatrici a un certo momento, negli anni 50. Cioè, proprio cambiato tutto, no? E come a un certo momento continuamente, per un insieme di ragioni, a un certo momento continua a cambiare. E allora torno a dire e raccontare. La fotografia a un certo momento è un documento, è un formidabile documento. D'altra parte, la fotografia ci si dimentica che nasce praticamente nell'Ottocento. La fotografia è un prodotto industriale. Se non c'erano gli ingegneri, i chimici a un certo momento, gli ottici, all'interno di quello che è stata la nascita del capitalismo, la fotografia non nasceva. Nasce per raccontare la storia praticamente di quello che è stata l'industrializzazione. E l'ha raccontata con i suoi annessi e commessi, e non solo ha raccontato a un certo momento le grandi scoperte del mondo, a un certo momento la transiberiana o gli indiani d'America o altro, ma proprio a un certo momento, aprendo da altri campi, che è stata quella, liberando tanto i pittori da fare a un certo momento il quadretto, ma entrando proprio in quello che a un certo momento raccontava il professor Sirone, la prima, cioè a un certo momento la medicina, no? I grandi centri di Parigi, no? Cioè l'applicazione, cioè, della fotografia in tutti i campi, anche quelli bellici,
che sono stati fondamentali. La fotografia è qua, intorno. Si tratta a un certo momento di capire la fotografia. Allora, il psichiatra italiano non l'avevano capita. Non l'hanno capita. Non l'hanno assolutamente capita. Cioè, il senso che se uno va a vedere la Francia, la Germania, adesso, e l'Inghilterra, il materiale che c'è su... da questi centri, e come si diceva prima, anche attraverso la fotografia in movimento, cioè il cinema, è straordinario. Vabbè, che la fotografia nasce in Francia, nel senso del brevetto e tutto quanto, ma dall'altra parte a un certo momento la modernità, perché la fotografia e la modernità la usavano normalmente, con tutte le difficoltà, sia ben chiaro, ma normalmente. Da noi a un certo momento la maggior parte era di fotografare all'inizio del Novecento, che diventa una prassi, solamente il ritratto del personaggio per metterlo nella cartella. E mi dispiace pensare quante cartelle a un certo momento ho visto buttate via, no? In due o tre ospedali psichiatrici. Non c'è. E devo dire che la scoperta della fotografia, a un certo momento, nel senso come documentazione e altro, avviene attraverso Basaglia, che ci pone un altro problema, i basagliani. Come a un certo momento utilizzare il reportage, il grande reportage umanista, cioè quello della mano, per darvi un'idea, quello a un certo momento dei paesi, no? Dei paesi in via di sviluppati come l'America, come utilizzarla, no? Proprio per tentare di raccontare praticamente quello che sta accadendo. E loro ci riescono attraverso due fotografi alle prime armi, Carla Cerati e a un certo momento Berengo, sono le prime armi. No? Allora, è buffo questo, cioè a un certo momento lo scienziato Basaglia che utilizza la fotografia perché comunque aveva capito, no? la sua potenza, no? Mentre invece il mondo della psichiatria, sia a un certo momento del Novecento, non lo sa usare, e devo dire, e questo è capitato a me e anche ad altri miei colleghi, a un certo momento, l'avere il no da parte di primari, no? Da parte di medici, quando tentavi o chiedevi di poter entrare a fare delle fotografie anche con l'appoggio di altri giovani psichiatri, no, assolutamente, attraverso una serie di dinieghi, no? O di storie. E questo significa che non abbiamo una documentazione, ma quando io in altri libri che ho fatto a un certo momento, per cui ho raccolto materiale proprio degli amici fotografi, c'erano dei psichiatri che mi scrivevano e dicevano, insomma, ma perché non c'è l'ospedale di Arezzo? Perché non avete mai chiamato il fotografo? Cioè, c'è anche questo, nell'attimo in cui la psichiatria, la storia, cioè il manicomio e altro, era diventato un argomento, soprattutto delle nuove generazioni di extraparlamentari, con tanti sbagli e tante stupidaggini, no? Ma comunque tutti quanti chiedevano un materiale e racconti altro, tu avevi praticamente una parte degli psichiatri che dicevano no. O una parte degli psichiatri che dicevano, nell'altra misura, che non chiamavano. Per cui a un certo momento noi abbiamo decine e decine di luoghi dove si iniziava la riforma o altro, non raccontate e non documentate. Per cui i documentati, a un certo momento, ben documentati, sono sempre gli stessi, cioè Trieste e tre o quattro altri posti. Il resto, e l'Italia è grande, non c'è, se non delle fotografie a Cagliari fatte da i fotografi dell'Unione Sarda, che è una documentazione, no? Ecco, anche qui, è anche qui da discutere, cioè tra la raffinatezza a un certo momento di alcuni fotografi intellettuali, uso questo termine, entrando dentro in punta di piede e raccontare praticamente, no, l'ospedale di allora, no, ma stando ben attenti, e invece la brutalità del fotografo di cronaca di un quotidiano che entrava con una macchina fotografica 6x6 e un flash e tac, no, faceva questa foto e attraverso la 6x6 e il flash a un certo momento ti arrivava la brutalità proprio della loro condizione. Anche su questo. Allora, questi materiali, che io spero ve ne raccogliate tanti perché è tutto andato disperso, questo materiale ha poi bisogno a un certo momento di ragionare su tutto l'insieme, come, perché, in che modo, la committenza, l'uso, no? Gli strumenti e altro. E questo anche all'interno di quelle fotografie a un certo momento, formato tessere e altro, come erano fatte, perché erano fatte, con che funzione. Cioè, trovo che mettere a un certo momento 300 fotografie formato tessere del 1910, una vicino all'altra, all'interno praticamente di un'elaborazione artistica, è affascinante. È affascinante. Beh, io però devo dire che mi affascina di più guardare gli occhi di chi è stato fotografato. E a un certo momento, rimandando a Roland Barthes, no, quegli occhi hanno visto l'imperatore. Posso fare un ultimo commento? Ecco,
È interessante questo fatto che viene proprio da un tecnico, cioè da chi si occupa di fotografia e in teoria non conosce la componente scientifica. Cioè il fatto di dire che i nostri psichiatri non hanno capito il valore della fotografia come invece è stato potenzialmente utilizzato in maniera esplosiva in ambito francese. Questo perché purtroppo noi abbiamo avuto una tradizione criminologica per cui di fatto quello che interessava era appunto la struttura, pensate Lombroso, la struttura del matto, del criminale, cioè quindi la parte che interessava era proprio la testa. E un'altra considerazione rapidissima, proprio nella mia storia personale, il fatto che la fotografia spesso e anche la sonografia non fosse ritenuto un elemento importante in ambito medico, io ricordo che per esempio da noi si preferiva disegnare cosa era stato fatto dal punto di vista chirurgico piuttosto che fotografare o cinematografare, questa è una conquista molto tardiva, tra virgolette, se così possiamo dire. Questo proprio perché era ritenuto uno strumento qualche volta addirittura quasi disturbante, no? Perché il disegno qualche magagnetta la può eliminare, la fotografia magari no. Scusate, solo per completare il quadro che vi ho fatto prima, nel volume c'è anche un saggio che appunto affronta il problema, l'archivio, che guarda l'archivio di Cesare Lombroso e tutti i suoi legami e alla ricerca come utilizzò Cesare Lombroso la fotografia, e il testo di cui già accennava Luliano Lucas su Morire di classe, che è stato questo fotolibro del 1869 che finalmente ha permesso ai fotografi di entrare negli ospedali psichiatrici, ed è questa stata la grande conquista di quegli anni. Quindi quanto poi la committenza sia fondamentale da storica, quindi bisogna, per quello che vi dicevo, il documento fotografico che va visto sempre, va guardato sempre nel suo aspetto oggettivo e soggettivo, e questi devono essere imprescindibili. Pensate solo anche ai procedimenti fotografici, ai tempi di posa, quanto abbiano influenzato poi la resa e la possibilità di fare o non fare uno scatto fotografico. Bene, ci sono altri interventi? Però quello dei travestiti è straordinario perché Lisetta praticamente vive con questi travestiti, allora i travestiti la Gimporto di Genova, pensato, vive con loro per un anno. Sì, no? È di grande importanza perché comunque è un libro che, il primo libro che racconta da dentro proprio la vita praticamente di questi travestiti, è considerato un classico della fotografia. No, è che esistono altre storie come lei ha raccontato, il problema è che sono delle storie, come dire, che si sono svolte praticamente in paesi, uso un termine, dove la fotografia c'era da 100 anni, da 150 anni. No, questo è da, cioè per noi è immaginabile, porto questi esempi, è inimmaginabile il reportage di Marinella e Mark a un certo momento del manicomio di New York del 1948, il reportage del 1948 pubblicato da Life. Cioè Life era una rivista che aveva 7 milioni di copie. Viene il manicomio di New York, viene raccontato da Marinella e Mark, bravissima fotografa, straordinaria fotografa, dove rimane 6 mesi ed è un reportage straordinario. Voi pensate a un giornale italiano come Epoca, che era il fiorfiore a un certo momento, determinati anni, che non ha mai pubblicato una foto su un ospedale psichiatrico. No? Perché? Ma perché dall'altra parte a un certo momento i fotografi avevano questo permesso, questo lascia passare, di raccontare e di poter entrare da qualsiasi parte. E c'era a un certo momento chi riceveva a un certo momento le domande, sì. Per cui entravi a Sin Sin e potevi fotografare praticamente anche il condannato, ahimè, no, proprio che aveva l'iniezione letale o altro. No? Questo è, io parlo del reportage. Poi c'è un altro fatto che, come ben sappiamo, tutto quello che è praticamente in uno strano mondo dell'ospedale, della pazzia, insomma, chiamiamola come vogliamo, cioè, affascina e affascinato. Affascinato a un certo momento i teatranti, affascinato praticamente il mondo degli scrittori, affascinato a un certo momento i giovani, affascina i giovani,
i quali a un certo momento pensano che qualsiasi musicista che ha avuto successo a un certo punto è matto. Cioè, per esempio di Van Gogh, no? L'esempio ce l'ha detto il pittore, no? Se è un grande pittore deve essere matto o altro. Per cui la fotografia in determinati anni è stata anche usata da buoni fotografi e altro in funzione praticamente di questo, come un grande racconto che andava al di là della documentazione, come una storia praticamente di... Mentre invece se tu entravi in questi posti, cioè questa è la mia opinione, in questi posti, lì comunque in questi tre volti c'hai la sofferenza, cioè la malattia è la malattia. La malattia è la malattia. Cioè questa è della gente che praticamente ha fatto anni e anni all'interno di istituti per... E che a un certo momento ancora hanno problemi e tenevano dei problemi. Cioè esiste la malattia, se no si entra dentro in quello che è stato, come dicevo prima, la banalità di molti ragazzini del post 68, no? A un certo momento tutta colpa dei farmaci, la malattia mentale non esiste. Mentre invece dovevi tener conto a un certo momento che dietro a un volto come questo c'era uno che aveva ammazzato i due fratelli, insomma, per dire. No? Allora devi cercare di costruire questo e la fotografia doveva essere solamente... o tentava di essere, o è praticamente un racconto di un ritorno a una normalità, tra virgolette. Allora, se arrivavi a questo, a far comprendere agli altri la normalità, la fotografia aveva già a un certo momento raggiunto uno scopo, che è lo scopo poi di raccontare, e poi ognuno all'interno della fotografia può vedere qualsiasi cosa, sia ben chiaro. Bene, sono le 7, vediamo se c'è una domanda ancora... veloce, se no propongo. Sì, sì, certo, adesso come dicevo all'inizio, chi lo desidera può venire nel polo di archivio storico e visionare, diciamo, un campione selezionato dei nostri archivi fotografici. E grazie a tutti per la partecipazione, per la presenza.